Ho inteso fare questo appello ai nuovi consiglieri comunali, attraverso i capigruppo, manifestando una disponibilità che rinnovo anche attraverso questo video, perché si ascolti davvero da parte di nuovi amministratori. Molti, 2/3 dei consiglieri comunali sono stati eletti, qualcuno vengono da recentissime esperienze politiche, qualcuno non ne hanno avute, quindi è giusto che l'ente che amministro, insomma, con ruolo da commissario straordinario, si racconti e che dica davvero, perché credo che tutti gli amministratori, specialmente quelli nuovi che vengono con l'entità, debbano nutrire il loro impegno civile e democratico con la verità dentro ogni termine. Quindi è importante che la verità, come si costruisce? Ascoltando una parte, ascoltando l'altra e provando, sono con capacità di ognuno a fare sintesi di questo fatto. Non è che ci sono delle cose che sono dei fatti che vanno raccontati per quello che sono, e ci sono delle cose che invece possono lasciare margine, insomma, di giudizio, di dubbio, perché specialmente quando sono raccontati in modo diverso. Le cose che racconto io sono documentabili, insomma, quindi posso documentarle perché sono la ricostruzione di questa vicenda. Cosa ci sta molto? Ci sta questa, come se fosse una leggenda, si è inteso negli ultimi tempi, insomma, far credere che dentro questo sistema di smaltimento dei rifiuti nella provincia della Spezia ci fosse una responsabilità dell'amministrazione provinciale. Io devo chiarire con esattezza quali sono i compiti che la legge assegna all'amministrazione provinciale, ed oggi, facendo il commissario straordinario, quindi non un rappresentante di una parte politica, ma un commissario straordinario, devo soprattutto tutelare il ruolo dell'ente per ciò che fa, per ciò che rappresenta, e rispondendo con atti. Che cosa doveva fare la provincia prima e che cosa deve fare ancora adesso nel sistema dei rifiuti? Fa la pianificazione. Vuol dire, la provincia ha fatto nel 2000, l'ho fatto io allora come assessore, un piano provinciale dei rifiuti nel quale ho definito che cosa si faceva dei rifiuti in provincia di Spezia. È in quel piano lì che io ho definito, ho fatto approvare un piano dove si dice che alla Spezia non era più possibile bruciare rifiuti. Ho messo la pietra tombale sui rifiuti. Ho fatto una scelta diversa, dico, per non volendo bruciare, non volendo, partendo dalla considerazione che il territorio nostro è fragile, che è poco, che comunque andava interrotta una stagione che era quella del passato, quella delle discariche dappertutto, aperte in malo modo, qualcuna con vicende e strasci giudiziari, ritenendo che l'alternativa doveva essere un impianto, oltre alla raccolta differenziata, ma che si faceva fatica sul territorio a farla decollare, un impianto di trattamento meccanico-biologico, ciò che è stato fatto. Cioè tutti i rifiuti tal quale, invece di andare in una discarica, andavano messi in un impianto che è stato realizzato ed è stato il primo della Liguria, località vicina alla comune di Vezzano, nei pressi di Santo Stefano Magra. Quell'impianto che tutti possono vedere, quindi non ci sono più i voli di gabbiani sui siti, c'è un impianto nel quale si vuotano tutti i giorni tutti i camion che raccolgono un differenziato e non ci sono voli di gabbiani. I problemi ambientali vengono risolti lì, attraverso un sistema di biofiltri che intercetta gli odori, il rifiuto viene bioessiccato, minimizzato. Ciò che deve andare ancora in discarica, sarebbe stato così d'altronde anche per un impianto di incenerimento, per chi fa quella scelta, perché produce l'impianto il 30% di ceneri, quell'impianto invece produce un quantitativo inferiore di rifiuti che sono bioessiccati, praticamente inerti, che si possono portare da qualsiasi parte. La norma dice che quel rifiuto lì, la legge regionale, mettendolo insieme al 50% di terra, può essere utilizzato per bonificare qualsiasi sito, comprese le cave dismesse, che ce ne sono tante sul nostro territorio. La novità che cos'è, quindi? Il piano dice, non scelgo più, non ci siamo avventurati quindi con quel piano a individuare dei siti di terreno vergine, come accadevano, bosco, naturale, no. Proviamo a mettere a disposizione a sistema, con una logica nuova, tutti i siti che sono stati in passato soprattutto utilizzati come discariche o come cave abbandonate. Il motivo per il quale quindi veniva, se fai quella scelta a monte, scelta di carattere culturale, io tutelo tutto il territorio, non faccio più siti nuovi, tagli di boschi o di versanti, ma vado ad intervenire su quelle criticità ambientali che si sono manifestate. Attraverso questi interventi di nuove scelte faccio progetti di chiusura e di bonifica, perché ciò che devo portare
è nuovo come qualità, che non produce impatto ambientale, e nuovo come quantità, che è molto poco rispetto al passato. Si parla di dover portare in una discarica, con l'obiettivo, meno di 20.000 tonnellate all'anno di inerte, non più 120.000 all'anno, perché questo è ciò che si portava ad esempio a Valbosca. Passiamo da 120.000 tonnellate di rifiuti tal quale che si portano con questo piano, a regime si portano meno di 20.000, 12.000, 15.000. Quindi vuol dire che i siti da utilizzare sono, e siti da riqualificare, possono essere tutti quelli che sono ancora da sistemare attraverso dei progetti. Questa è una scelta di carattere culturale diversa. Dico, che cosa accade? La provincia ha fatto questo piano, la domanda del CDR, ma allora la discarica o l'impianto, chi deve farlo? L'impianto vale per la discarica, è esattamente ciò che è valso per l'impianto di trattamento di Saliceti, per l'impianto di Boscalino, dove si lavora la frazione, l'organico, si stabilizza l'organico. Deve farlo il gestore, cioè la provincia fa il piano che l'ha fatto, e ci sono tutti i siti che per la provincia vanno bene. La provincia, allora, quando ha approvato quel piano, io sono andato a scontrarmi con le popolazioni, con tutti i cittadini, con le amministrazioni che non li volevano, ed è stato approvato così dal consiglio provinciale, dalla regione, parere, giudizio di tutti i comuni della provincia. Oggi è il gestore o i comuni, se vogliono farlo loro direttamente, che presenta alla provincia il progetto di una discarica, che sceglie, che va a comprare il terreno, lo paga. Io non devo entrare nel merito chi è il proprietario, di chi è, chi paga il progettista, chi fa il bando. È il gestore, come ha fatto esattamente la stessa procedura fatta per l'impianto di Saliceti. Io ho individuato quel terreno, ACAM ha comperato il terreno dal proprietario, ha presentato un progetto alla provincia e la provincia ha approvato quel progetto perché conforme al piano e aveva tutte le caratteristiche tecniche per rispondere a ciò che il piano chiedeva. Con la discarica è la stessa cosa. Tutti questi siti che sono individuati nel piano e tutte le ex discariche che sono indicate con prevalenza nel piano, ACAM fa un progetto, o i comuni, se ACAM è in difficoltà, perché di questo si parla, per conto di ACAM, perché il problema di smaltimento è dei comuni, possono gestire i rifiuti in proprio o darlo a un gestore. Hanno un gestore, il gestore presenta il progetto di una discarica, quindi deve dare un incarico, comprare, e la provincia, in questo caso io, che come commissario straordinario ho i poteri anche del consiglio, gli approvo il progetto, se tecnicamente adeguato. Non è che devo andare io a cercare la discarica, a vedere chi la vuole, chi non la vuole. Tutte le scelte di fondo sono state fatte dall'amministrazione provinciale nel momento in cui ha fatto il piano. È esattamente quello che accade per un cittadino che si vuole fare una casa. Che cosa deve fare il comune? Deve fare, approvare lo strumento di pianificazione e individuare le aree edificabili. Il comune l'ha fatto. A quel punto è il cittadino che deve costruire, vuole costruire, va, si compra un terreno edificabile, presenta al comune un progetto per la propria casa e il comune, attraverso la commissione edilizia e gli uffici tecnici, gli approva il progetto perché conforma alle normative. Per la discarica il piano dei rifiuti è la stessa cosa. La provincia ha fatto la pianificazione, quindi ha individuato i siti nei quali si può realizzare una discarica, non per rifiuti tal quali. La scelta l'ha fatta già grande a monte, dicendo solo per questa frazione stabilizzata, inertizzata di Santo Stefano, che si produce là, che sono pochi. Deve solo ACAM quindi cercarsi all'interno. Per me vanno bene tutti, non ho fatto una scelta, dico viene prima questo, tant'è che 3 anni fa ACAM ha fatto una scelta, ha presentato un progetto per utilizzare la discarica di Bonasola. La provincia gliel'ha approvato, io ho approvato quel progetto per un ampliamento di 120-130.000 metri della discarica di Bonasola, quindi ancora aperta per rifiuto, allora era ancora aperta. Poi ACAM ha fatto una scelta, dice, ma là costa, hanno approvato il progetto definitivo ed esecutivo, quindi pronti a partire. Progetto approvato dalla regione, hanno deciso di non farlo più perché dice dentro la difficoltà probabilmente costa troppo. Hanno fatto una scelta che non è causata a termini ambientali, ma delle difficoltà economiche di ACAM. L'ha fatta ACAM, l'hanno fatti i comuni che sono. Ecco, ne facciano un'altra. Io sono in attesa che ne facciano un'altra, che presentino un progetto dove vogliono, che lo pagano loro. Non posso io. Cosa? Perché si è ingenerata questa confusione nei ruoli? Perché nell'amministrazione precedente,
quando io facevo il presidente, quindi facendomi carico anche delle necessità, delle richieste complessive dei partiti di maggioranza, mi era chiesto: dobbiamo provare ad aiutare il sistema, ad aiutare DAC. Quindi avevo visto che c'era stata polemica, se vi ricordate, per questo mi ero reso disponibile, facendo la delibera in consiglio provinciale, ad andare infinitamente oltre ai miei mandati precisi istituzionali, che invece come commissario non posso muovermi da questi. Allora una volontà politica espressa dal consiglio di costituire una società provincia servizi che facesse, utilizzando risorse proprie, realizzasse una discarica, non perché sua competenza, ma perché ACAM non è in grado di indebitarsi ulteriormente per realizzare una discarica. Bisogna sgomberare il campo. Questa cosa qua lo comprenda Nicita, non si può più fare. La provincia non può fare una roba che devono fare altri. Il progetto, l'acquisizione dell'area, la realizzazione di una discarica deve farla il comune o i gestori per conto del comune. La provincia può solo questa istituzione, oggi commissariata, può solo autorizzare il progetto. E l'impegno che assumo io è ad approvare qualsiasi progetto che viene presentato in uno dei siti che sono indicati nel piano. Non sta più a me. I siti che sono indicati nel piano sono quelli soliti. Oggi c'è un progetto per l'utilizzo di 15 mesi, la discussione poi avviene qua, alla quale ho partecipato anch'io, di utilizzare l'ex discarica di Vallescura, che è una discarica vecchia con dei problemi. Anche lì c'era un'opportunità, abbiamo utilizzato questa, c'è stato un accordo siglato con i comitati locali per utilizzarla per 15 mesi. L'unica soddisfazione che c'è in quel caso lì, che quando hanno iniziato a portare la roba, i comitati, che erano le stesse persone, i figli di quelli che hanno fatto una lotta 15 anni fa per chiudere quella scellerata scelta nella quale naturalmente portavano lì rifiuti di mezza Lombardia quando c'era una crisi, si erano messi di traverso, persone che hanno finito dentro vicende giudiziarie per fermare quello che allora era uno scempio ambientale. Gli stessi cittadini hanno compreso che, pur avendo diffidenza, quando si è cominciati a portare questo materiale, che sono 2-3 camion al giorno e che non hanno nessuna puzza, nessun impatto con l'ambiente, che forse questo è più sopportabile. Che cosa ha pensato l'azienda? E quindi si è ingenerato questo. Dice: ma se non danno problemi, perché non proviamo a estendere? E dentro le difficoltà che sono ancora di ACAM, del rapporto con la proprietà, la parte che deve, dice: ma perché non estendiamo e non facciamo lì una discarica, senza aprire di fatto una discussione, un negoziato con coi comitati con i quali si era pur siglato un accordo per 15 mesi. Questa è la discussione. E si è detto: ma lì ci vuole fino a per al 2028. Mi sarei spaventato anch'io, non solo quelli del posto. E come ci lasciamo una cosa, perché lì questa discussione, ho detto: guarda, la provincia è disponibile a rivisitare, a spalmare sul territorio, ma non può la provincia andare a fare i progetti, andare a tracciare con il proprietario, comune o privati, chi la vuole, come la vuole. È una cosa che non compete a noi. Qualcuno ha fatto polemica, vi ricordate, nella vicenda di ACAM, per il fatto che hanno pagato troppo il terreno di, io non lo so quanto l'hanno pagato il terreno di Santo Stefano, dice Avezzano, dove hanno fatto l'impianto. L'ha trattato ACAM, che è un'azienda, non sono né socio di ACAM come comune. Se l'hanno pagato troppo, risponderà chi l'ha pagato troppo, e il controllo deve essere esercitato dai sindaci che ne sono proprietari. No, io non entro nel merito. Il mio giudizio è nel merito del progetto che mi hanno presentato. Era un progetto conforme al piano provinciale e l'ho approvato. Per la discarica è la stessa cosa. Io ho detto in un momento: ma per aiutare, per provare a dare una mano, ho detto sono disponibile ad andare a Rocchetta, a metterci soldi. Oggi quella parte lì è la legge che non mi consente più di farlo. Per ad oggi, se non, la regione non modificherà, per la provincia ci sono ancora queste funzioni. Deve fare questo, ha fatto il piano ed è pronta ad approvare un progetto conforme a quel piano. La scelta non compete a me. La scelta dei siti, dentro quei siti che ci sono, bisogna andare a trattare con qualsiasi altra persona. C'è uno che chiede: sono privato, voglio farsi una casa, vado a un proprietario, dice quanto vuoi e perché, dice lo prendo per questo, e io posso facilitare la procedura ed aiutarli. Ma certo, se si pensa di far passare che la discarica non c'è perché la provincia non ha, il commissario non ci sta.